Walking Pianalto per noi è un po' il cuore di questa prima fase di conoscenza del territorio. Sono questi 3 giorni di camminata collettiva. Un camminare inteso come pratica estetica, quindi una percorrenza che è già di per se stessa una forma di conoscenza di un luogo. Noi qui ci troviamo sul Pianalto di Poirino, che è un'area vasta di circa 400 km quadrati, caratterizzata da un giacimento importante di argilla. Prima di venire qua leggevo questo libro di Tim Ingold, si chiama Making. E lì si parlava un po' di questa grande bugia, del fatto che noi pensiamo sempre che chi crea un artefatto prima ce l'abbia in mente e poi semplicemente dalla mente tira fuori l'oggetto. Quindi mi è piaciuto trovare questa analogia, anche se inversa, con il fatto che è sempre il processo del fare che crea l'oggetto, ma è anche il processo dell'esperienza che crea l'idea del luogo. Si tratta di circa 40 chilometri da percorrere in 2 giorni e mezzo. Si passeranno 2 notti fuori, montando le tende in un fienile di una cascina, la cascina San Pietro, e nella sede di un'associazione, una cascina privata che ci ha dato la disponibilità ad accoglierci. Vivere questa esperienza anche, diciamo, nei momenti più conviviali, cioè il mangiare insieme, il dormire insieme, il dormire in determinati, cioè dormire sulla terra, dormire in ambienti esterni, eccetera. Primo ti fa sentire molto più in relazione con l'ambiente e poi crea appunto quell'effetto di convivialità che è fondamentale per creare una sorta di comunione tra le persone che quindi molto più, in modo molto più spontaneo arrivano a condividere di nuovo i propri pensieri, eccetera. E questa è una strategia che usiamo anche nei laboratori didattici che facciamo all'università. Cioè noi siamo tra i pochi che fanno laboratori residenziali dove in effetti il rapporto docente-allievo cambia perché in fondo il docente condivide gli spazi, i tempi morti, diciamo, della didattica, però li vive insieme a loro, quindi pranza insieme a loro, dorme insieme a loro e quindi vivendo un'esperienza che sicuramente avvicina tutti quanti. Abbiamo pensato di aprire questa esperienza ad altri soggetti che in qualche modo sono portatori di interesse per questo territorio, con l'idea che in realtà la conoscenza si formi attraverso una condivisione di esperienze e di saperi. Saperi che possono essere sia di tipo esperto, quindi il geologo, l'agronomo. E questo sapere si confronterà però con una conoscenza locale cosiddetta, quindi persone che abitano in questi luoghi, che li frequentano da sempre, che conoscono magari dettagli invisibili, sono portatori di un sapere, di una conoscenza reale di un luogo, cose che da una mappa non traspaiono. C'è un vago ricordo di quando ero piccolo, che sostanzialmente il fienile era il ricovero per i viandanti, per i poveri che venivano nelle cascine. Noi eravamo ai Marocchi e ogni cascina molto spesso la sera dava ospitalità, sostanzialmente nella buona stagione nel fienile
oppure nella stagione più fredda nella stalla, nell'angolo dedicato al fieno, ai poveri, ai viandanti che chiedevano ospitalità. L'incontro di persone con competenze diverse, che si scambiano saperi diversi, spostandosi, osservando, è il modo che secondo noi lascia dentro alle persone e lascia a noi come struttura un patrimonio ricco e vero di contenuti legati a un paesaggio. La cosa che mi ha colpito di più, più emozionante, comunque più incredibile di questi giorni, secondo me, è stato trovarsi nel faggeto con questa pioggia di foglie, con il vento e gli odori. Ieri verso tardi stava quasi per finire il cammino e sono rimasto totalmente affascinato da questa, dalla luce. E eravamo in mezzo ai campi, per cui avevamo appena lasciato un allevamento ed eravamo immersi in questa natura tra rurale che diventava invece più selvaggia e la luce. C'era una luce che copriva ogni cosa. Ecco, questo mi ha molto emozionato in tutto il cammino. Nonostante la diversità professionale, di vita, di formazione, di storie, eccetera, eravamo una sorta di organismo unico, un blob pluricellulare, come muoverci, un'unica forma di pensiero. Mangiare insieme, dormire insieme, camminare insieme, fa superare questi ostacoli di ruolo. E più o meno era un obiettivo molto lucido fin dall'inizio. Durante il cammino c'è stata molta aggregazione. Potrebbe anche essere questo. Di 5 su 4. In questo modo posso confrontarlo con altri e vedere come, rispetto ad altri che sono stati studiati, posso valutare il contenuto in ferro prima ancora di fare l'analisi. La cosa che mi ha affascinato è stato proprio pensare alla morfologia delle pietre, proprio anche a livello tattile, guardare quanto era grande la granulosità di una pietra piuttosto che delle polveri, dell'argilla, del limo, ti faceva capire da dove arrivavano, qual era la propria storia. Quest'area dell'Altopiano di Poirino è veramente speciale perché racconta un pezzo della storia più recente della nostra regione attraverso l'evoluzione che questo terreno, queste forme hanno avuto negli ultimi milioni di anni. Ho trovato un'esperienza molto interessante perché intanto il confronto con i geologi per noi agronomi è fondamentale, perché di fatto noi agronomi lavoriamo sul suolo e il suolo è il prodotto della dinamica geologica degli ultimi milioni di anni, quindi noi lavoriamo sull'esito dei processi geologici. Ho chiesto ai partecipanti di riflettere sul fatto che il cammino ci mette in relazione col territorio in una situazione di lentezza e quindi di bassa potenza, quindi in un rapporto sensoriale diretto corporeo col territorio. E ho utilizzato un piccolo escamotage che è quello di fargli utilizzare una Polaroid, una macchina istantanea, per fare delle foto durante il cammino con la, diciamo, la sensazione del corpo più che non dello sguardo. Molto mista del gruppo, non è stata casuale ma è stata veramente studiata. Volevamo che gli artisti in residenza uscissero dal loro ambiente protetto di Fondazione Banna
e venissero circondate da persone di tutt'altra formazione e anche di altra fascia di età, quindi molto giovani o un po' più anziani. Questa apertura dell'arte verso altri contesti, altre persone, è uno degli elementi principali che dà vita al progetto Iperpiano Alto. Partiamo da Cambiano perché qui è possibile entrare in relazione con la materia argilla. Siamo in una fornace di mattoni, una fornace centenaria che ha iniziato a produrre nel 1907 ed è ancora attiva. Quindi è una zona fortemente caratterizzata da questa produzione. L'ecomuseo diventa il punto di interpretazione di questa sapienza. Folle d'amore per la cava d'argilla. C'era una nebbia molto forte, per cui c'era questo colore brunastro, molto vivido così della terra, e il contrasto con il bianco della nebbia, tutti i rumori erano attutiti, molto bello. L'interesse è quello di lavorare su una scala che passa dal microscopico al macroscopico. Sono le relazioni che intercorrono tra quello che è il substrato, quindi il suolo, quello che c'è nel sottosuolo, le forze che determinano le forme che possiamo vedere nel paesaggio e come queste forze naturali in qualche modo entrino in relazione sia con il paesaggio che vediamo, ma anche poi con le attività che vanno a stratificarsi di generazione in generazione su questo territorio. Sono 80 anni che vivo in questo territorio, perciò un po' di esperienza della zona ce l'ho. Prima facevamo i contadini a casa nostra, poi ci siamo ammucchiati e abbiamo fatto un'azienda così. Azienda che produce 120-130 quintali di latte al giorno. La prima agrigelateria in Italia sicuro, in Europa credo anche perché non avevo notizie che ce ne fossero. Sostanzialmente è venuta fuori come una gelateria inserita in un'azienda agricola. E quindi un pochino il coinvolgimento degli artisti avverrà provando a vedere che posizione possiamo avere, che ruolo possiamo avere come artisti, ciascuno con il proprio linguaggio, le proprie insomma, esperienze e attitudini. Questi 3 giorni di camminata mi hanno proprio colpito perché ho visto che il chiudere in realtà apre, nel senso che abbiamo preso un percorso molto ristretto di uno spazio molto piccolo, ma all'interno di questo spazio siamo proprio andati ad analizzare ogni cosa, dai colori alla struttura, dalla morfologia, alla storia, all'allevamento. Un'avventura vissuta insieme e l'obiettivo era vivere questa forte esperienza insieme in modo da creare la base comune per poi andare avanti nel lavoro i prossimi mesi, quindi era questa esperienza di vita che ci avrebbe accomunato dall'inizio e che dava il fondamento e l'energia propulsiva per animare tutto il resto del progetto.